Allora, innanzitutto ringrazio i concittadini che ieri si sono recati ai seggi elettorali per votare sulla scelta referendaria pro o contro la fusione dei comuni. L'affluenza è stata numerosa, quasi il 50% a Cerete Basso, quasi il 44% a Cerete Alto, con una media complessiva del 46,17%. Oltremodo, significativo è stato il risultato, l'espressione dei cittadini su questo tema. Hanno votato a favore per il sì, ben il 72,77% contro il 26,17% per il no. Quindi un risultato netto, preciso, che non lascia dubbi di interpretazione e come avevo dichiarato prima del referendum, questo voto è unico, sovrano ed incontestabile e ne dobbiamo prendere atto e sicuramente la mia amministrazione ora ci tireremo indietro le maniche per proseguire in questo iter insieme agli altri comuni per questo progetto della profusione. Anche nel nostro programma elettorale a maggio ci saranno indicati anche i vari suggerimenti, le varie proposte per fare in modo che Cerete non rimanga una periferia, ma venga valorizzata al pari e nella stessa dignità dell'altro territorio, in modo di garantire servizi e migliori con delle economie che tanto viene proclamato. Su questo tema voglio aggiungere che l'amministrazione comunale e la sottoscritta, come del resto tutte le problematiche che abbiamo dovuto affrontare, non è venuta meno all'impegno, alla costanza nel approfondire e cercare il dialogo a livello trasversale per capire meglio questo importante problema della fusione che ci siamo trovati capo e collo. Quindi il confronto è stato il dialogo con i sindaci dell'Unione in anteprima, poi con i rappresentanti politici del nostro territorio, con il presidente dell'ANCI Lombardia Piccoli Comuni, col prefetto della provincia di Bergamo e anche con i vertici di Regione Lombardia. Inoltre, anche attraverso le due assemblee pubbliche, con il confronto diretto con i cittadini, proprio per comprendere meglio quelli che erano i loro dubbi, le loro difficoltà a capire e quindi per cercare di dare anche delle risposte concrete su un tema così importante. Quindi voglio respingere le provocazioni della capogruppo di minoranza, dove mi si accusa di non essere capace al dialogo, quando gli unici a rifiutare il nostro confronto sono proprio stati loro, quelli del gruppo di minoranza. Quindi ritengo oltremodo che se un'operazione di questo genere fatta dalla mia amministrazione significa buttare via delle risorse per chiedere ai propri cittadini di esprimersi su un tema così importante, credo allora mi chiedo dove sta la democrazia. Quindi ringrazio nuovamente tutti i cittadini per aver scelto, per averci dato le indicazioni e ne faremo tesoro e quindi proseguiremo su questa strada. Grazie a tutti. Capovilla, come commenta il risultato di questo referendum a Cerete? Buonasera. Più che di risultato, io parlerei di un verdetto lapidario. In effetti, andare a votare sono andati il 46,35%. Il quorum era il 51% e non è stato raggiunto. Di conseguenza, questo pre-referendum, che a nostro avviso non è neanche un referendum, non è valido. C'è da tenere presente, però, sono stati buttati al vento circa 3.000 euro. Come da consunti, da bilancio, però alla fine vorremmo poi vedere questi 3.000 euro quanti sono effettivamente. Chi ha votato sì sono stati il 74% di quel 46,35%, quindi anche qui è netto il risultato netto e direi che a questo punto è proprio una caporetto per la maggioranza. I genetesi hanno mostrato di essere molto intelligenti. In effetti, per la stragrande maggioranza di chi non è andato a votare, ha ritenuto che questo referendum era inutile. E chi è andato ha votato per il sì, per la maggior parte. Noi, come minoranza, nel Consiglio Comunale di novembre e nelle assemblee, avevamo ripetuto più volte che il referendum non serviva a niente e che bisognava invece aderire al progetto che avevano già incominciato a lavorare i vari comuni che sono Onore, Songavazzo e Fino del Monte e Rovetta. L'intenzione con questo progetto è di accorpare le funzioni,
risparmiare, migliorare i servizi, progettare assieme e poi sicuramente c'è tutto l'aspetto dei finanziamenti sia statali che regionali. Adesso concludo dicendo, il sindaco Ranza deve rivedere le sue posizioni all'interno dell'Unione dei Comuni, non più con atteggiamenti conflittuali, ma iniziare a dialogare, mediare, lavorare e costruire assieme agli altri comuni un qualcosa di concreto per il bene e il futuro di Cerete e dell'Altopiano.